Amici del ciclismo, bentrovati a Vertova. L'occasione è quella della Due Giorni Ciclistica Internazionale Juniores di Vertova, uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale per quanto riguarda la categoria Juniores. Qui con le immagini siamo al momento della presentazione delle squadre della prima prova, la prima giornata di gara, quella che metteva in palio il 23esimo Trofeo Comune di Vertova, 18esimo Memorial Pietro Merelli. Come state vedendo, sono presenti le migliori nazionali e squadre straniere del panorama mondiale, europeo quantomeno. Abbiamo nazionali provenienti da Svizzera, da Germania, da Slovenia, da Russia e Danimarca e davvero da altre nazioni. In totale sono 32 le formazioni che prendono parte a questa competizione, 17 le squadre italiane, pensate, ben 15 quelle straniere, e il livello dei partenti è davvero altissimo. Qui con le immagini, proprio gli attimi prima della partenza, con i corridori che si recano al foglio firma e alla foto di rito sul palco di presentazione delle squadre, ovviamente al via ci sono anche le migliori formazioni italiane che vogliono sfruttare questa occasione della Due Giorni Internazionale di Vertova, manifestazione organizzata ormai da diversi anni da l'UC San Marco Vertova, del presidente Alberto Magni e del vicepresidente Pietro Merelli. Dicevamo, sfruttare questa occasione per lasciare il segno in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Eccola qui la partenza proprio dal centro di Vertova per questa prima prova della Due Giorni. Inizialmente i corridori affronteranno un primo tratto, un mezzo giro, chiamiamolo così, di avviamento, prima di ripetere poi per 7 volte la medesima tornata, con il passaggio da Vertova, Colzate, poi ancora Vertova, Gazzaniga con la svolta al bivio al portico, Fiorano al Serio, Vertova con il passaggio proprio sul pavé del centro storico. Primi tentativi di allungo, vedete un corridore della Bustese che prova ad allungare, ma il suo margine, vedete, è davvero molto esiguo, con il gruppo lanciatissimo. Andatura davvero molto sostenuta, al termine degli 85 km di gara, pensate, la media sarà addirittura di 48 km orari. Qui vediamo proprio un suggestivo passaggio nel centro di Vertova, con il passaggio sul ponte e il pavé poi nel centro storico, con questo strappo che, a furia di ripeterlo, ha sicuramente fatto selezione. Vedete, qui si è proprio formato un primo gruppetto di attaccanti, nel quale ci sono proprio 16 corridori. Abbiamo individuato il norvegese Van Dahl, il tedesco Marco Brenner, campione di Germania, questo è proprio il danese Van Dahl che prova ad allungare. Ci sono poi gli altri tedeschi Esman e Brescher che proprio provano. In questo gruppetto abbiamo riconosciuto anche alcuni italiani, tra cui Davide De Cassan, corridore della Ausonia CSI Pescantino, e il seriano Davide Persico, lo avete visto in testa con la maglia della scuola ciclismo Cene, a guidare il gruppo nell'inseguimento. Qui un terzetto che prova a sganciarsi dal gruppo di testa, prova ad allungare, situazione davvero molto fluida, andatura, lo abbiamo detto, sostenutissima. Ora sono le maglie della nazionale svizzera a condurre l'inseguimento. Qualcuno ne approfitta anche per dissetarsi per il rifornimento, e qui siamo nelle fasi finali, una coppia al comando, si tratta di due atleti tedeschi che sono usciti dai 17 uomini che si trovavano al comando. Si tratta di Linus Rosners, atleta del team Auto Eder Bayer, nella squadra del campione tedesco Brenner, e poi il nazionale tedesco Henry Ulig. Guadagnano fino ad una quarantina di secondi, il gruppo lo vedete allungato in lunga fila indiana che prova l'inseguimento. In questo momento sono sempre in testa Ulig e Rosner, che vanno ad affrontare proprio l'ultima tornata di questo trofeo Merelli, prima prova della Due Giorni Internazionale Juniores di Vertova. Hanno una quarantina di secondi di vantaggio, vedremo se riusciranno a resistere, ma il gruppo, vedete, si è anche spezzato, è allungatissimo, gruppo che cerca di recuperare, l'andatura è davvero forsennata, poche speranze ormai per Ulig e Rosner. Il gruppo torna compatto a 900 metri dall'arrivo, attenzione anche una caduta nella parte centrale del gruppo, ma davanti non influisce, è un testa a testa,
Thomas Trainini, Davide Persico. Davide Persico, Thomas Trainini, attenzione, ultimo colpo di reni, vittoria di Thomas Trainini del team LWF, che si aggiudica questa prima prova della due giorni di Vertova. Secondo Persico, quindi terzo Josué Epis dell'Autelli, poi Francesco Della Lunga della Stabia, il campione belga Arnaud Dely della Crab, Frederick Vandal, Gianluca Cordioli, Moritz Plambeck, Vergobbi Francesco e infine Dominic Bieler il tedesco. Questo i primi dieci, ma andiamo a ascoltare la voce dei protagonisti. Thomas Trainini, team LWF, questa è una stagione davvero speciale per te, vincitore oggi della prima prova della due giorni internazionale juniors di Vertova, è un po' la ciliegina sulla torta di questa stagione. Sì, dopo la Corsa della Pace, la tappa in Repubblica Ceca, questa la mettiamo in cima perché vale molto. Una gara molto impegnativa, molto tortuoso questo passaggio, raccontaci come sono andate, soprattutto il finale, era scappata anche questa fuga, ma siete riusciti a prenderla. Finale, gli ultimi tre giri è andato via questo gruppetto di una trentina di unità e poi negli ultimi 7 chilometri c'erano i miei due compagni Andrea Gatti e Gido Sumbri che mi hanno aiutato a stare davanti al gruppo e poi per riprendere i due fuggitivi che sono usciti dalla trentina di unità e gli ultimi 450 metri sono partito, mi sono girato, c'era Davide, ha dato un colpo di reni per essere sicuro della vittoria. Vittoria importante che merita una dedica speciale. Vabbè, la dedicavo a tutta la squadra ovviamente perché ci tiene a tutti noi e ci fa il meglio e ci dà tutto. Davide Persico, scuola ciclismo Cene, secondo classificato qui a Vertova, quasi una gara in casa per te, immagino ci sia un po' di rammarico ma un piazzamento internazionale di grande prestigio. Sì, ci tenevo tanto a far bene a questa gara, solo che nelle ultime settimane non stavo benissimo, ho voluto partire lo stesso perché ci tenevo. E ho fatto la gara dura sin dall'inizio perché sono andato in tutte le fughe, poi sul finale sono ripreso, ho cercato di fare la volata e ho fatto una buona volata, ho fatto secondo. Domani, secondo appuntamento, ti vedremo ancora protagonista. Sì, anche domani la gara sarà un pochettino più dura, però cerco di tenere duro e onorare al meglio questa gara. Josué Epis, Aspiratori Autelli, terzo classificato nella prima prova di Vertova. Un piazzamento che penso sia molto importante per te, anche se forse rimane un pizzico di rammarico perché sempre si vuole vincere. No, comunque sono molto soddisfatto perché nelle ultime gare non è che sia andato molto bene. Oggi sono riuscito ad arrivare nei 5, diciamo che era il mio obiettivo e posso essere più che contento. Una corsa molto importante, questa con un'alta qualità di partenti, raccontaci un po' com'è andata questa esperienza e come ti sei trovato a confrontarsi con questi atleti di, diciamo, di un po' tutte le nazioni. Ho già avuto un'esperienza all'estero che, diciamo, che mi ha insegnato molto, quindi mi sono trovato molto bene e speriamo di fare ancora gare di questo tipo. E ancora con il rallenti della spettacolare volata e il testa a testa tra Persico e Trainini, la 12ª vittoria di Thomas Trainini, bresciano del team LWF, passiamo poi con le immagini per raccontare la seconda prova, quella della domenica, della due giorni ciclistica internazionale juniores di Vertova, ovvero il 49esimo trofeo Emilio Paganessi, una gara che ha fatto la storia del ciclismo giovanile italiano ed internazionale, ospitato appunto da Vertova, di cui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini del paesaggio, sia del paese che delle alture circostanze. La organizzazione è sempre a cura dell'UC San Marco Vertova, qui vediamo il suo presidente Alberto Magni che scherzava con Giancarlo Rinaldi del team Cambio Rotte Scott, che presta servizio a questa manifestazione come ad altre importanti manifestazioni a livello internazionale, e qui i corridori che iniziano ad andare al foglio firma. Il commissario UCI, che effettua anche dei controlli con un dispositivo elettronico in cerca di eventuali motorini, diciamo così, una prassi che da alcuni anni è stata iniziata appunto da livello UCI nelle gare internazionali. Questi erano i ragazzi della nazionale russa, questo invece è il CT della nazionale italiana juniores, Rino De Candido, che si confronta, vedete, con Antonio Torri, che nell'occasione è anche il segretario, uno dei segretari del responsabile della segreteria di questa manifestazione. Team Roskilde, formazione danese, una delle più forti ed attese in questa due giorni ciclistica internazionale juniores di Vertova, già protagonista ieri nella top 10 con Frederick Vandal. E poi attenzione anche alla sicurezza in gara con la Polstrada che assiste la manifestazione
con le motostaffette del Team Club Italia. Molto importante l'aspetto della sicurezza per questi ragazzi. Sono sempre 32 le formazioni che si schierano alla partenza, 17 italiani, 15 stranieri. Qui la direzione di corsa capeggiata da Claudio Mologni, parlavamo prima della sicurezza, per questi ragazzi che davvero abbiamo presente il meglio a livello internazionale. Un banco di prova importante questa due giorni juniores di Vertova, in vista anche del prossimo campionato del mondo di categoria che si disputerà alla fine di settembre nello Yorkshire in Gran Bretagna. Prima del via, Giovanni Merelli, presidente onorario della UC San Marco Vertova, consegna un riconoscimento a tutti i campioni nazionali. Sono davvero tantissimi, li vedete che si sono presentati alla due giorni di Vertova e pronti, via, si può partire. È iniziato il 49esimo trofeo Emilio Paganessi, manifestazione dall'Albo d'Oro, prestigiosissimo, di qui sono passati davvero tantissimi giovani che poi sono diventati grandi, grandi campioni, sia italiani che stranieri, ma oggi parliamo dei campioncini di oggi, del futuro del ciclismo che oggi è presente qui a Vertova. Da percorrere 134 km, intanto qui vediamo già un primo allungo con il numero 142, è Davide Gamberini della Esperia Piasco che prova subito un tentativo di allungo, ma per lui vedete non c'è molta speranza perché il gruppo lo tiene sotto controllo. Dicevamo 134 km da percorrere, primo tratto con il passaggio dal GPM di Fino del Monte, poi la risalita verso l'Alta Val Seriana con il giro di boa nei pressi di dopo Ardesio e Villa Dogna, ritorno da Ponte Selva, quindi Gazzaniga, ritorno a Vertova e poi le tornate finali con ben 5 scalate al GPM di Casnigo e l'arrivo poi proprio a Vertova presso la sede dei marmi della Marmi Paganessi, azienda main sponsor dell'evento, con il numero 155. Lo vedete inquadrato in questo momento, si tratta di Alessio Ferronato, un gruppetto cui alla testa vediamo con il numero 30 Philippe Simbrandi, un gruppetto che prova ad allungare, ma la situazione è ancora molto fluida. Questo invece è il gruppo che vedete sta cercando un accordo per andare a ricucire su quella fuga che aveva preso il largo, ma siamo davvero ancora nelle primissime fasi di gara nel tratto di avvicinamento al GPM di Fino del Monte. Qui il gruppo compatto che procede lungo la statale che porta verso l'abitato di Clusone, qui proprio i tornanti alle porte di Clusone prima di andare a passare proprio nei pressi del centro abitato della cittadina della Alta Valle Seriana. Avevamo detto le migliori formazioni a livello europeo sono presenti, diverse le nazionali e ovviamente anche molti corridori italiani. Qui un nuovo tentativo di allungo con il numero 64, si tratta di Sten Vergil della formazione VTC De Amstel, poi abbiamo il nazionale svizzero con il numero 47, si tratta di Elia Blum, mentre l'altro corridore ci era sfuggito il numero, ma vedete ancora la situazione è molto fluida. Qui proprio passaggio dal pavé del centro di Rovetta prima di arrivare a Fino del Monte, si è formato un gruppetto alla testa della corsa, proprio ecco qui l'ingresso nel centro di Fino del Monte per andare ad affrontare il primo GPM di giornata. Primo di GPM di giornata che nulla di impegnativo, ma vedete si è già creata una discreta selezione. Vedete in testa al gruppo il nazionale norvegese Johan Stuen Mitten che prova a forzare il ritmo ed è proprio lui ad andare a scollinare per primo davanti ad Emanuele Benedetti della Ausonia Pescantina e a Walter Calzoni della Supermercati Massì. Tratto in discesa, si ritorna verso Clusone e si è formato questo gruppetto al comando. Ne fanno parte anche Laurin, ne fanno parte anche diversi
altri corridori che in questo momento non riusciamo ad individuare i numeri, ma vedete la situazione è davvero ancora molto molto fluida. Un corridore dell'Ausonia CSI Pescantina, ora entra in azione anche uno della Sali Stefin Cipollini, quindi formazioni italiane davvero molto attive in questa fase di gara, fase di ritorno andata verso l'Alta Val Seriana per andare poi a affrontare il Giro di Boa e quindi il ritorno verso di nuovo Vertova per iniziare la fase clou della manifestazione con i giri finali verso Casnigo. Qui un tratto in discesa con il gruppo compatto e allungatissimo, vedete davvero spettacolari tutti questi colori, tutti questi giovani che sono il meglio del ciclismo mondiale a livello juniores. Qui ormai siamo nelle fasi finali del tratto in linea nel territorio di Ardesio, nuovo allungo di un corridore svizzero e ancora lui lo abbiamo già visto protagonista poc'anzi con il numero 47 Elia Blum, nazionale svizzero che è anche il campione nazionale a cronometro di categoria, quindi lo avete visto anche nella sua posizione da cronoman. Qui sono le maglie della Feralpi, formazione diretta da Tiziano Gozio, che si sono posti in testa al gruppo a guidare l'inseguimento. Alle loro spalle copre, vedete le spalle al compagno, anche il campione nazionale svizzero su strada Nicolò Delisi. Qui il GPM di Casnigo, il primo passaggio dal GPM di Casnigo, in prima posizione lo avete visto è il nazionale tedesco Michael Hesman, che anticipa Piccolo Andrea e Lorenzo Pollicini. Si è formato questo drappellino in testa alla corsa, sono ora le maglie della team LWF a dettare il ritmo, abbiamo riconosciuto Andrea Gatti e poi Nicolas Dresti, questo con il numero 59 che detta il ritmo in questo momento invece è il danese Kasper Andersen della Roskilde. Gruppetto quindi al comando della corsa, ne fanno parte, andiamo a vedere di chi si tratta. Sono Linus von Stenen e Linus Rosner e Laurin von Stenen del team Auto Eder-Bayer. Poi c'è Kasper Andersen della Roskilde, Lorenzo Pollicini della Canturino, Vargard Stock nazionale della Norvegia, il campione del Belgio, l'avete vista prima, la maglia tricolore belga della Krabbe con Arnaud Delis, e poi a questi successivamente si vanno anche ad aggiungere il tedesco Georg Steinhauser, l'italiano Walter Calzoni della Massi e rientrerà, qui vediamo proprio il passaggio sotto il traguardo quando al comando sono ancora in sei corridori, ma vedete qui stanno rientrando proprio i corridori che abbiamo detto, il tedesco Steinhauer con il numero 34, poi c'è Walter Canzoni, bresciano del GS Massi Supermercati, ed il bergamasco Yuri Brioni del team Giorgi, che si è riportato insieme a questi altri corridori sulla testa della corsa. Ma vedete davanti a tutti c'è Lorenzo Pollicini, atleta varesino della Canturino, che si è aggiudicato anche il traguardo volante in precedenza, atleta varesino che sta dettando il ritmo di questo gruppetto che conduce questa 49esima edizione del trofeo Emilio Paganessi. Davvero una gara molto bella, molto vivace, avete visto ancora il campione belga Calzoni e Brioni che tengono le ruote. Qui un suggestivo passaggio proprio sui tornanti della salita di Casnigo con il gruppo che cerca l'inseguimento di questi uomini che stanno conducendo la corsa. Davvero molto suggestivo questo passaggio che ci offre il nostro operatore Diego Zanetti. Torniamo sulla testa della corsa, sono rientrati altri corridori sulla salita di Casnigo, la situazione è in continuo divenire, abbiamo riconosciuto con il numero 1 e la maglia tricolore anche il campione d'Italia degli juniores, vale a dire Gianmarco Garofoli. Sono entrati davvero nuovi importanti nel gruppetto di testa, tra loro anche il campione tedesco Marco Brenner del team Auto Eder-Bayer, uno dei più attesi, ci sono oltre a Garofoli anche Andrea Piccolo e Sergio Meris, sempre del team LWF, avete visto ora Piccolo, c'è Alessio Martinelli, eccolo qui molto impegnato, del team Fratelli Giorgi, atleta della provincia di Sondrio,
Frederik Vandal della Roskilde, Michael Hessen della Germania, Alessandro Baroni della GB Junior Team, mentre alle loro spalle abbiamo notato che inseguono, oltre al tedesco Steinauer, anche Andrea Montoli e Davide Facchini, Montoli della Canturino, Facchini dell'Aspiratori Otelli. Il gruppo invece impegnato nell'inseguimento incomincia ad accusare uno svantaggio davvero importante da questo gruppo di testa davvero molto molto pericoloso, ben assortito, con uomini davvero di peso, grandi calibri possiamo dire della categoria juniores, ma soprattutto a fare la parte del leone con una netta superiorità numerica sono le maglie gialle fluo, le vedete, del team LVF, che può vantare due uomini in maglia fluo, ovvero Andrea Piccolo, campione europeo della cronometro e vicecampione su strada, Sergio Meris, bergamasco in gran forma, che ha ottenuto diversi successi quest'anno, un paio di successi, e poi la maglia tricolore di Gianmarco Garofoli. Vedremo se il team LVF riuscirà a sfruttare la superiorità numerica in questo gruppetto di testa che va ora ad affrontare, a concludere una nuova tornata e con il passaggio proprio sotto il traguardo. Lo vedete in questo momento proprio Montoli che, della Canturino, che prova a rientrare nel gruppo di testa. Qui vediamo Facchini dell'Aspiratori Otelli, c'è anche un corridore della Trevigliese, dovrebbe essere Davide Piganzoli, altro atleta, ma vedete, questo è il gruppo che sta rinvenendo su di loro proprio in questi tornanti nei pressi della chiesa di Vertova, tornanti che conducono verso il rettilineo finale del traguardo di Vertova. Ma qui torniamo con le immagini sul Casnigo, la salita che sta decidendo le sorti di questa corsa, la prende di petto il campione italiano Gianmarco Garofoli del team LVF, lo abbiamo detto, la squadra del presidente Patrizio Lussana, diretta da Marco Della Vedova, dall'ex ex professionista Marco Della Vedova e l'altro ex professionista Paolo Valotti, con la supervisione anche di Raul Parsani, formazione che sta dominando la scena nazionale degli juniores quest'anno con numerosissimi vittorie. Già ieri vincitrice con Thomas Trainini della prima prova di questa due giorni di Vertova, oggi vuole riprovarci nel prestigioso trofeo Emilio Paganessi. Maglie del team Giorgi in testa al gruppo a fare l'andatura, abbiamo visto prima Nicola Plebani, atleta bergamasco, questo invece è il ceco Matthias Vacek, che corre proprio in Italia con la maglia del team Giorgi. Ma qui torniamo sulla testa della corsa, vedete, momento molto importante, questo gruppo ben assortito, davanti a tutti c'erano le maglie della Germania, in particolare la maglia del campione tedesco Marco Brenner, lo vedete in questo momento ancora impegnato a dettare il ritmo con il 152, invece troviamo Lorenzo Pollicini della Canturino, davvero in questi ragazzi hanno guadagnato ormai quasi due minuti sul gruppo, in mezzo ci sono degli inseguitori, ma sembra che questi atleti saranno coloro che andranno a giocarsi la vittoria ancora, se, anche se ancora mancano due tornate alla conclusione. Qui nuovo passaggio sotto il traguardo, il vantaggio è davvero importante per questi uomini di testa che si stanno giocando le sorti di questo trofeo Emilio Paganessi. Questo è il primo gruppetto degli inseguitori nei confronti del gruppo di testa e questo invece è il grosso del gruppo, lo vedete proprio che affronta il pavé, questo strappo in pavé nel centro storico di Vertova prima del passaggio sotto il traguardo. Davvero una manifestazione molto bella, grande impegno da parte dell'UC San Marco Vertova che da tanti anni sta organizzando questa manifestazione che nell'albo d'oro annovera davvero nomi di grandissimi campioni che da qui hanno spiccato il volo verso il grande ciclismo e poi le grandi vittorie nel ciclismo dei professionisti. Ma torniamo nella cronaca della corsa, siamo di nuovo sul GPM, sulla salita di Casnigo con il gruppo di testa che ora aumenta nuovamente il ritmo, ancora maglie della Germania, una delle squadre più attese e più competitive che quest'anno ha già ottenuto numerosi successi. Qui siamo proprio sul passaggio sul GPM con Andrea Piccolo, il campione europeo della cronometro, che scollina in prima posizione davanti al compagno e campione italiano Garofoli. Poco più indietro il campione tedesco Marco Brenner. Qua vedete il gruppo di testa si è letteralmente
spaccato con il forcing operato da Andrea Piccolo sulle ultime rampe del GPM di Casnigo, e davanti a tutti si è formato un drappellino che comanda la corsa. Andiamo a vedere chi lo compone. Ovviamente l'LWF ha sfruttato la superiorità numerica, ci sono Piccolo, Garofoli e Meris che con loro si sono portati via il danese Van Dahl, il campione tedesco Marco Brenner e poi con il 128 poco qui davanti, lo vedete, con del team Fratelli Giorgi, Alessio Martinelli, che è stato un altro dei corridori che maggiormente si è impegnato per la buona riuscita di questa fuga. Ma vedete, proprio in questo tratto in discesa sono rientrati anche altri corridori, sono rientrati altri corridori, quindi nel finale avremo questo drappello che va di nuovo ad affrontare il passaggio dall'ultimo giro. Suona la campana nel centro di Vertova, passaggio davanti alla sede dell'azienda Marmi Paganessi, main sponsor della manifestazione, con il drappello di testa ancora compatto. Dietro ci sono i due corridori della Canturino, vale a dire Pollicino e Montoli, e poi altri inseguitori che provano a riportarsi sulla testa della corsa, anche se per loro non sarà facile. Casnigo, ultimo assalto al GPS alla salita di Casnigo, un gruppetto che comanda la corsa capeggiato con il numero 4, lo vedete, da Andrea Piccolo, atleta milanese, campione europeo della cronometra. Ci sono anche il campione italiano Garofoli, il campione tedesco Marco Brenner, questi invece Sergio Meri, sempre del team LWF, la squadra che sta cercando di sfruttare la superiorità numerica. Scollinamento, ultimo scollinamento alla GPM, passa per primo Marco Brenner, si porta via altri corridori. Restano davanti Marco Brenner, Andrea Piccolo e Alessio Martinelli, questo terzetto che conduce la corsa nel tratto in discesa da Casnigo verso, nella picchiata verso il traguardo. Proprio lo vedete, il campione tedesco Marco Brenner che dà impulso all'azione, davvero molto forte questo atleta, lo abbiamo conosciuto anche in passato già dalla categoria allievi, a qualche volta è venuto a correre in Italia, lo ricordiamo ad esempio vincitore in Veneto, vincitore della gara di Albano, ma soprattutto vincitore della mitica Coppa d'Oro, una gara dove chi riesce a lasciare il segno sicuramente è un atleta di spessore di cui si sentirà parlare negli anni a venire. Ed infatti eccolo qui nuovamente protagonista in questo trofeo Paganessi. Meris, Van Dahl e Garofoli non si arrendono, vedete, stanno per rientrare sui tre di testa, quindi Brenner che rilancia l'azione, Piccolo, Martinelli, ma dietro Van Dahl, Garofoli stanno rientrando e Meris stanno rientrando sulla testa della corsa. Siamo proprio nel finale, scatto di Sergio Meris negli ultimi chilometri, sfrutta la superiorità numerica. Sergio Meris è il vincitore del 49esimo trofeo Emilio Paganessi, secondo il danese Frederick Van Dahl, poi Marco Brenner, Gianmarco Garofoli il campione italiano precede Alessio Martinelli quinto, sesto Andrea Piccolo, poi Michael Hasman, Vergan Stokken della Norvegia, più indietro Alessandro Baroni nono e Georg Steinhaser della Germania che chiude in decima posizione. Quindi una grande vittoria per Sergio Meris, la terza della stagione, si va a togliere una bella soddisfazione, doppietta per il team LWF, dopo quella di Trainini nel giorno precedente vince anche questa seconda prova della due giorni internazionale juniores di Vertova. Ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Sergio Meris, team LWF, terza vittoria della stagione, ma questa è davvero importante, il trofeo Paganessi di Vertova, tu sei anche della Valseriana, quindi immagino un'emozione particolare per te. Sì, davvero, questa vittoria è stata ricercata da molto, diciamo questa settimana mi sono impegnato molto e finalmente, soprattutto per le strade di casa, avevo proprio voglia di vincere questa terza vittoria, è davvero una vittoria strepitosa e molto ricercata. Raccontaci com'è... Raccontaci com'è andato proprio il finale, questo scatto, quando hai deciso di partire. Diciamo che a 2 chilometri dall'arrivo il mio allenatore mi ha detto di scattare, quindi sapevo che avevo i miei due compagni, quindi ho provato a scattare, ho fatto lo strappo da solo al finale e poi sono riuscito a vincere. Dedica per questa importante vittoria. Diciamo che questa dedica va a tutta la squadra, ai miei allenatori, a mio zio e ai miei amici che mi sono venuti a vedere in tanti.
Patrizio Lussana, presidente del team LWF, questa due giorni di Vertua non poteva andare meglio, vittoria ieri contro i Nini, oggi questa bella impresa solitaria di Meris nel finale, immagino che anche per lei sia stata un'emozione davvero grande. Sì, sicuramente quest'anno per me è un po' diverso perché normalmente facevo il direttore di corsa, quindi quest'anno l'ho vissuta veramente in modo diverso da tutti gli altri anni. La squadra era preparata, noi abbiamo fatto un ritiro a Livigno il mese di luglio per preparare appunto il finale di stagione da qui in poi dagli europei mondiali, e oggi abbiamo fatto una bellissima gara, ragazzi, ne avevamo tre davanti e sul finale non dico che è stato facile vincere perché c'erano dei nomi importanti e abbiamo giocato la carta Meris che era quello che forse era meno controllato e così è stato. Frederick Van Dahl, sei il vincitore della due giorni di Vertova, sei contento della tua prestazione? Sì, sono molto contento della mia performance, anche perché sono rimasto fermo per buona parte della stagione ed è stato bello tornare, correre e poter salire sul gradino più alto del podio. Ora ti vedremo protagonista anche al mondiale. Sì, spero di ottenere un buon risultato, vedremo cosa riuscirò a fare, mi sento bene e darò il massimo per la mia nazionale. Cosa pensi di questa gara? Penso sia una gara bellissima, il percorso è molto selettivo e ben organizzata e la qualità dei partecipanti è di grande livello, davvero molto interessante. Complimenti quindi al danese Frederick Van Dahl del team Roskilde che indossa la maglia ciclamino di leader della combinata classifica generale a punti della due giorni di Vertova, qui tutte le maglie con Andrea Piccoli maglia verde, Marco Brenner che ha indossato la maglia bianca, Lorenzo Pollicini la maglia blu dei traguardi volanti e Sergio Meris quella del miglior lombardo. Andrea Piccolo premiato anche da Rino Baron e da Adrino De Candido per il trofeo, il gran premio Baron con la riproposizione della grande vittoria di Sergio Meris nel 49esimo trofeo Emilio Paganessi, andiamo a ascoltare la voce degli organizzatori. Siamo a conclusione della due giorni ciclistica internazionale Juniores di Vertova edizione 2019, una grande edizione, grandi protagonisti, siamo con Giovanni Merelli che è il presidente onorario dell'UCI San Marco Vertova, la società organizzatrice, e Giulio Paganessi che è il main sponsor di questa manifestazione. Giovanni, si conferma questa due giorni una manifestazione di grandissimo livello, abbiamo visto davvero due gare bellissime, altissimo il ritmo di gara e direi anche dei vincitori degni di nota. Sì, è stata meravigliosa sia ieri che oggi. Sono uscite due gare perfettissime, nessun intoppo per niente, e quella è la prima cosa che noi guardiamo, che esca tutte le gare bene e dei vincitori che sono degnissimi di aver vinto. Giulio Paganessi, immagino che anche da parte sua ci sia grande soddisfazione e poi questa mattina vedere tutte quelle maglie di campioni nazionali provenienti da tutto il mondo, da tutta Europa, davvero credo sia uno spettacolo degno. Sì, ci fa piacere, come altre grandi corse, ormai l'età, questo vuol dire che stiamo diventando vecchi, l'età porta a un onore alla gara, e sempre dei grandi vincitori, l'organizzazione sempre migliore, incidenti pochi, non di grande cattiveria, non di grande rilievo, sempre bello, bello, speriamo di continuare ancora 100 anni. E allora con questo bellissimo augurio Giorgio Torre vi saluta per BCTV e l'appuntamento per le prossime gare, anche per il prossimo anno, per la due giorni ciclistica internazionale Juniores di Vertova.